E immaginati una guerra dove tu, magari io e i miei genitori, non li sento per 2 settimane, non so se sono vivi o sono morti. O magari quando li sentivo, vedevo gli aerei partire da Aviano, chiamavo mia madre finché c'era, dico: guarda, fra 5 minuti arrivano bombardamenti, buttati dentro la cantina, e andavano dentro finché potevi farlo. Quando non lo potevi fare non sapevi quello che c'era, e nonostante tutto vai in campo. Per questo dico che io in quei momenti gli allenamenti che erano troppo pochi, perché io in quei momenti non pensavo alla guerra, pensavo a divertimento e a calcio, e in quei momenti ero felice, ma non era facile a distinguere due cose e tutto. E quello che ho detto anche altra volta, che quello che mi ha dato fastidio e che spero che non succeda neanche qua adesso, che quando c'è una novità, una guerra, come è successo o come c'è adesso con l'Ucraina, che una notizia è che si va, prima notizia sui telegiornali è quella, guerra, guerra, per 2, 3, 4, 5 giorni, dopo 5 giorni è seconda notizia, dopo 2 settimane, terza notizia, dopo un mese non se ne parla più. E non deve essere così. Perché gente si abitua e dice: vabbè, tanto fanno la guerra, ma non è così. Perciò tutti dobbiamo cercare di dare un contributo, di fare, di cercare di ragionare e fare di tutto che questa cosa, se è successa, che comunque cerca di finire prima possibile, sai, perché è una cosa più grande di tutti noi, però quello che ho detto bene, ragazzi. Grazie a tutti.